Adesso andiamo a preparare il crudo di manzo in una versione un po' particolare, ovvero in una versione molto giapponese. Quindi useremo il katsuobushi, che non è altro che tonno che viene essiccato e fermentato. E con questo noi andiamo ad aromatizzare un brodo di manzo classico, quindi fatto con le verdure, con le ossa, con il manzo, a cui gli andiamo a mettere in infusione il katsuobushi e del finocchietto selvatico. Lo lasciamo in infusione per 6-7 ore e poi viene filtrato il tutto e viene fatto ridurre ancora leggermente. Poi abbiamo la nostra carne che andiamo a tagliare a fettine sottili da creare una sorta di carpaccio. Prendiamo il nostro brodo e mettiamo sul fondo del piatto, mettiamo il brodo che comunque è freddo, Poi andiamo a mettere le nostre fette di carne arrotolate, non condite, perché poi la parte del sale e la sapidità gliela dà sia il brodo che in ultimo il caviale. A questo punto gli andiamo ad aggiungere l'emulsione di burrata, ovvero burrata che viene frullata con sale, olio, pepe e un pochino di acqua calda. Poi lo facciamo raffreddare in frigo per 3 orette e diventa di una consistenza di una crema montata. A questo punto prendiamo l'uovo di quaglia. L'uovo di quaglia l'abbiamo fatto cuocere con il guscio in acqua bollente per 3 minuti, quindi il suo interno risulta morbido, direi praticamente liquido. A questo gli andiamo a mettere un po' di zucchero, poi con l'aiuto di un cannello lo andiamo a caramellare leggermente. A questo punto lo andiamo a mettere uno per così e uno per così nel centro del piatto. Poi mettiamo qualche fogliolina di katsuobushi, sempre per dare un po' più di sapidità al piatto. Andiamo ad aggiungere dei germogli di pisello. Questi sono dei germogli di daikon e queste invece sono delle foglioline di basilico rosso. Andiamo a condire con un goccino di olio, poi con l'aiuto di 2 cucchiaini andiamo a formare una quenelle di caviale sopra all'uovo e il piatto è pronto.